Ciao a tutti! Oggi, come vi ho detto, se vi ricordate l'altro giorno quando ho fatto il video di Pratikit, di non buttare mai i nostri scarti. Vedete, vi ricordate? Perché faremo queste roselline qua. Adesso metterà a fuoco, vedete? E vi serve della colla. Io uso questa che è vinilica. Poi un bulino che abbia una punta tonda. Io ne ho presi due, adesso vediamo. Poi le pinze, uno per tagliare e uno per fare il rotolino al wire. Questo filo qua. Ma è quello sottilissimo ed è il colore verde, io lo usavo per fare la bigiotteria. Poi un punzone così perché dobbiamo fare i buchi nei nostri fiori e infine il punch col fiore. E poi io uso un tappetino di gomma. Ora prendiamo il nostro pezzo di carta, quello che abbiamo messo, e dobbiamo tagliare 5 fiori. Ora prendiamo, visto che questo è una carta. Da un lato c'ha il disegno e dall'altro è bianca, sarebbero meglio a duple face, però è lo stesso. Prendiamo il primo e ci prendiamo un bulino se vogliamo e iniziamo dalla parte bianca, facciamo in questo modo qua. Se vedete com'è venuto, ok? E facciamo così anche con il secondo. Ora prendiamo questi dalla parte sempre bianca. Prima facciamo i petali un po' bombati. Poi lo rivoltiamo dalla parte del disegno e gli diamo un po' di garbo in modo così, vedete? Faccio vedere. Ok, ora io li foro in mezzo. Uno, due, tre, quattro e cinque. Poi mi prendo un pezzettino di filo, taglio. Ed è questo, vedete? Vedete? Prendo la cima e gli faccio un rotolino così. Non so se vedete. Ok? E prendo il primo che ho fatto con la conca così. Ho messo a fuoco. Faccio passare così, poi quello che avevo fatto il gancino, prendo la colla, ok, e ne metto un po' dentro. E chiudo
aspetto un attimo che mi si asciughi, lo tengo premuto e viene questo. Ora prendiamo l'altro e facciamo la stessa maniera, lo mettiamo nel buco. Io metto un po' di colla qui, così. Porto sull'altro pezzo, cerco di metterlo intercalato tra un petolo e l'altro. Tengo chiuso, stretto anche qui, in modo che si attacchi un po', così. Siamo a questo punto qua. Ora prendiamo questi due, tre, lo infiliamo da questa parte qua, sempre nel buco. Ecco qua, vedete? Poi prendo l'altro, lo infilo il mio wire, metto un po' di colla sempre qua e cerco di mettere mettiamo l'ultimo, metto sempre dentro, do la colla, stavolta metto i petali in altro modo. Ecco qui la nostra rosellina. Ora semplice e veloce. Una volta che è tutta asciutta dalla colla, potete dargli anche un po', io ci do anche un po' di colore. Se vedete queste hanno un po' di colore nei bordi. E così ve ne fate di diverse roselline che vi può servire. Altrimenti c'è un'altra maniera da poter usare sempre gli scarti. Prendiamo due fiori, facciamo sempre come prima che bombiamo un po' e vedete il fiore, anche questo. E questo lo facciamo da quest'altra parte, poi mettiamo la colla. Sempre colare, mettiamo il fiorellino in modo sfalsato. Possiamo metterci in mezzo, vedete, ops, vedete, anche una perla. Ora vi faccio vedere.
possiamo metterci una perlina, per esempio anche rosa. Mettiamo un po' di colla, così sono sicura che ci stanno. Ed ecco qua un altro fiorellino, un altro tipo. Quindi si può fare rosellina e fiorellino. E questo con tutti gli scarti. Bene, io siccome una ragazza mi ha detto che aspettava questo video, spero che sia contenta e spero che vi sia piaciuto quest'idea e ciao al prossimo video.